Nuova edizione del nostro videogiornale, bentornati. Schio, quattro lavoratori in nero nel fast food, mega multa, denuncia per il datore di lavoro. Diverse le infrazioni rilevate dai finanzieri che hanno verificato nel corso delle indagini il coinvolgimento di un minore, due persone senza permesso di soggiorno. Il gestore dell'esercizio commerciale che si trova in centro storico è stato segnalato alla procura per reato di impiego di immigrati privi di permessi di soggiorno. Veneto, West Nile, casi raddoppiati in 7 giorni, epicentro in Veneto, i consigli della regione. Dall'inizio di giugno 2022 sono stati confermati ad oggi in Italia 94 casi, 55 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, dei quali 33 in Veneto, ossia 3 su 5. Veneti anche 5 dei 7 decessi finora confermati. Veneto, 5 casi di vaiolo delle scimmie nel Vicentino, in arrivo 400 dosi di vaccino, 4 casi di vaiolo delle scimmie riscontrati nell'Uzzotto Berica e uno nell'Ulsa 7 Pedemontana. La Regione Veneto corre ai ripari, si appresta ad inviare alle aziende sanitarie 400 dosi di vaccino per bloccare l'aumento dei contagi. In accordo con le prime raccomandazioni diramate dall'OMS, trasmesse dal Ministero della Salute, la profilassi vaccinale è attualmente indicata per gli operatori sanitari a rischio. Vicenza, lavori rete idrica in Piazza Duomo, 90 utenze coinvolte dal blocco dell'acqua. Sono in programma per lunedì 8 agosto i lavori della rete idrica nella fascia oraria 8:30-13:30. Prevedono la posa di un nuovo tratto di condotta con relativo nodo di saracinesche. Biacqua ha comunicato che l'intervento causerà l'interruzione della fornitura idrica per 90 utenze di Piazza Duomo, Contrada Vescovato e Contrada San Francesco. Schio viabilità al vaglio, nuove soluzioni per alleggerire il traffico nel quartiere operaio. L'area residenziale è interessata da un flusso di veicoli importanti, tanto che nei giorni scorsi si è svolto un incontro per valutare nuove soluzioni per alleggerire la viabilità dopo il piano adottato lo scorso aprile. Al tavolo dei lavori era presente l'amministrazione comunale di Schio e i rappresentanti del Consiglio dei Quartieri Rossi. La discussione ha riguardato il territorio compreso tra il torrente Leura, via Trento Trieste e via Maraschin. Vicenza, terreni incolti, dispersione incontrollata di acqua, sanzionati i due proprietari. Nei giorni scorsi, gli agenti del settore Polizia Urbana, Sanitaria e Ecologica di Vicenza hanno sanzionato i proprietari di due aree verdi in Strada del Paradiso, in evidente stato di abbandono. Sono due le multe elevate per un valore di 210 euro, 160 per la vegetazione incolta, 50 per erogazione di acqua senza motivo. Tiene 3 serate live per dare vita al centro musica e spettacolo con Musical Bar. Le serate di giovedì 11, 25 agosto e giovedì 8 settembre vedranno l'area ZTL del centro storico animarsi con la musica live del Musical Bar, con 3 band pop rock di livello molto coinvolgenti che a partire dalle 21 daranno vita a 2 ore di grande musica. Primo appuntamento 11 agosto con la serata pop rock dei Riffs in Piazza Ferrarin, 25 agosto Dynamite Kids, Rock and Roll anni 50, Show Band in piazza Chiesotti e l'8 settembre TNC Trio con la proposta di grandi successi internazionali nel tratto di Corso Garibaldi, limitrofo all'incrocio con Via Trento. Previsioni meteo 5-7 agosto, temperature in aumento, sabato sera arriva una perturbazione. Fino a parte di sabato l'alta pressione subtropicale africana farà aumentare le temperature che arriveranno a valori anche sopra la media, specie tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. Successivamente allontanamento dell'anticiclone, avvicinamento della parte più meridionale di una depressione con nucleo attualmente tra Islanda, Gran Bretagna, Scandinavia. Attese piogge, domenica è un calo. Siamo alla pagina dell'Econazionale, tensione alle stelle tra Taiwan e Pechino, la Cina sanziona Pelosi, gli USA chiamano l'ambasciatore cinese. Sale la temperatura nell'acceso braccio di ferro fra Pechino e Taipei. La Cina non rinuncia alle mire espansionistiche senza farsi problemi per quanto riguarda valori democratici e diritti umani.
politica via libera al DL Aiuti Bis, Draghi porterà avanti gli impegni per il PNRR. Via libera al DL Aiuti Bis, un totale di 17 miliardi di euro che vanno ad aggiungersi ai 35 miliardi già approvati nel corso dell'anno. Un provvedimento di proporzioni straordinarie condiviso con le parti sociali e le forze politiche di opposizione. Parliamo di turismo, dati Enit spopolano le vacanze al mare e a chilometro zero. Tempo di vacanza per ben 6 italiani su 10, il 58,9% di quelli che hanno detto che andranno in viaggio quest'estate 2022. Gli intervistati non rinunceranno al soggiorno da qui alle prossime 4 settimane, nonostante il mese corrente sia notoriamente il più caro, soprattutto per i viaggi nella penisola. Sport, calcio, mercato, nuovo colpo della Roma, arriva Gini. Un altro pezzo pregiato per la nuova Roma di Mourinho, ecco Giorgino per tutti i Gini, il centrocampista ex Liverpool e Paris Saint-Germain è arrivato a Ciampino nel pomeriggio di giovedì 4 agosto a bordo di un aereo della flotta dei Friedkin. È tutto, grazie dell'attenzione.